fiume. Geografia per bambini. Dopo aver conosciuto i paesaggi di terra, la montagna, la collina e la pianura, è il momento di conoscere i paesaggi d'acqua. Ops, facciamo un passo indietro. In English abbiamo conosciuto mountain, hill, flatland. Ed eccoci ai paesaggi d'acqua. Il fiume, il lago, il mare. In English, river, lake, sea. Ma iniziamo a conoscere il fiume. Cos'è? Il fiume è un corso di acqua dolce. Un corso, cioè qualcosa che scorre, che si muove lungo un percorso. Acqua dolce, cioè non salata come quella del mare. Dove nasce un fiume? Nasce in montagna. Come si origina? Si può originare da una sorgente, cioè un punto in cui sorge, sgorga, fuoriesce l'acqua dal sottosuolo. Oppure si può originare dallo scioglimento di nevi e ghiacciai. All'inizio è solo un piccolo corso d'acqua, un ruscello. A poco il ruscello si ingrossa, alimentato dalla pioggia, dalla neve, dall'acqua di un ghiacciaio che si sta sciogliendo e forma un torrente. Il torrente scorre veloce verso la valle perché il terreno ha una forte pendenza. Mentre scende a valle, il torrente si unisce ad altri torrenti, formando un unico fiume. Dove il terreno presenta un dislivello, si forma una cascata. Man mano che la pendenza diminuisce, le acque rallentano. Il corso d'acqua si allarga e prende il nome di fiume. Il fiume scorre in un solco che ha scavato nel terreno, che si chiama letto. Il letto del fiume compie ampie curve, chiamate anse o meandri. Ai lati del letto vi sono le rive o sponde. Questo ragazzo è seduto sulla riva del fiume o sulla sponda del fiume. Alla fine del suo viaggio, il fiume si getta in mare. Il punto in cui il fiume si incontra con il mare si chiama foce. Esistono due tipi di foce. La foce a estuario, che si getta direttamente nel mare, oppure la foce a delta, che si divide in tanti corsi più piccoli che finiscono in mare. Nota bene, un fiume può anche non terminare la sua corsa in mare. Quando un fiume, anziché sfociare nel mare, incontra e si unisce ad un altro fiume, prende il nome di affluente. Non solo, un fiume può anche incontrare un lago. Quando un fiume incontra e si immette in un lago, prende il nome di immissario. Infine, quando un fiume esce da un lago, prende il nome di emissario. Nelle zone di montagna, lungo le rive dei torrenti, crescono le felci. Nelle zone pianeggianti, invece, lungo le rive del fiume crescono cespugli, canneti e alberi come pioppi e salici. Lungo i fiumi vivono uccelli come il martin pescatore, l'anatra, l'airone, anfibi come la rana e insetti come zanzare e libellule. Nelle acque ci sono molti pesci come le carpe e i lucci. Vicino alle sorgenti ci sono le trote. Un paesaggio caratterizzato dalla presenza di fiumi si chiama
paesaggio fluviale. Osserva questa mappa e impara le parole del fiume.